la nostra vita. Amici, buongiorno. Novella, buongiorno. Siamo entrati buongiorno, in giugno. Primo di giugno. Primo giugno. Prefestivo oggi, perché domani è festa. Certo. Domani scuole chiuse, tutti a casa. Veramente andiamo... per noi è festa da un pezzo, però dai. Beh, per festa. Modo di dire. Io ancora non ho festeggiato niente, esatto. Onestamente. Ma cosa c'è da festeggiare qua? Non c'è mica niente da festeggiare, no, cara Novella. Volevo solo dire che comunque sì. Noi siamo sempre stati molto impegnati, per cui non ce ne siamo forse neanche accorti più di tanto. No, beh, non lo so. Perché bisogna cercare di non pensarci. Esatto, cui... brava, questa è la cosa giusta. Bisogna cercare di non pensarci. Dai, adesso abbiamo questo mese ancora. Ancora di attesa, perché non si capisce ancora se, se e quando potremmo ripartire con la musica. Noi diciamo che nel mese di giugno un po' di date ci sarebbero confermate, ne avevamo veramente tante, però bisogna, vedere, però se... bisogna vedere se ci daranno la possibilità di farle. Comunque noi vi terremo informati anche sui nostri social, sulle nostre pagine Facebook, comunque state tranquille che appena capiremo quando e dove ripartiremo voi saprete tutte le novità. Allora, ieri abbiamo aperto questa settimana, visto che Musica la nostra vita è arrivata alla conclusione sabato 29 con la nostra puntata dedicata alla storia di Bergamini, abbiamo detto che per tutto il mese di giugno omaggeremo tutti i grandi artisti che sono venuti a trovarci nel nostro programma televisivo. Allora, ieri abbiamo parlato di Pietro Galassi, oggi questo è l'omaggio che vogliamo fare a Matteo Bensi, anche a lui ringraziandolo della sua presenza, ma sono convinto che vi faccia molto piacere rivedere quello che insieme a me Matteo ha fatto in questa prima edizione di Musica la nostra vita. Ce l'andiamo a vedere, Novella? Certo. Amici, Matteo Bensi, a tra poco. Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno, più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Che bello!
Generale, dietro la collina ci sta la notte, cruche d'assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornare. Generale, dietro la stazione vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, fra due minuti è quasi giorno e quasi casa, è quasi amore. E questo, amici, era il momento musicale che Matteo Bensi ci ha regalato in questa edizione di Musica La Nostra Vita. Matteo è un ragazzo splendido, genuino. Matteo è proprio il classico ragazzo genuino, è proprio così come si vede, non ha una doppia faccia. Matteo veramente si è dimostrato una gran bella persona. Allora, noi per questo martedì 1° di giugno siamo arrivati alla conclusione, domani parleremo della presenza, per ringraziare Omar Lambertini con la sua bella musica, ci andremo ad ascoltare anche lì delle belle canzoni che io, Novella e Omar abbiamo fatto in questa puntata, grazie a Videoproduzione Maltoni, a Orogel, a Teleromagna. Novella, buona giornata. Buona giornata. Salutiamo tutti con sempre il nostro grande affetto, salutiamo anche tutti i nostri ragazzi che sono pronti, abbiamo già fatto una provina, ragazzi, dai che ce la faremo. A domani, buona giornata. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Conterò fino a tre e mi allontanerò, guarderai gli occhi miei e piangeranno un po', basterebbe solo un gesto, uno sguardo intenso, un mattino meno freddo e un abbraccio I don't
Già che ci sei, non ti fermare.